Allora vi presento i relatori di questa sera, che sono Silvia Zamboni, che è vicepresidente nazionale dell'Associazione Ecologisti Democratici. L'Associazione Ecologisti Democratici è nata prima ancora che nascesse il Partito Democratico, ed è nata appunto dalla volontà di esponenti vari del mondo ambientalista italiano, attraverso un appello, di creare appunto una forza politica che mettesse l'ambiente, le questioni ambientali, ma anche in senso diciamo economico legate all'ambiente, tra le priorità del nascente Partito Democratico. Quindi noi siamo un'associazione che è aperta anche ad iscritti non del Partito Democratico, e operiamo perché il Partito Democratico faccia dell'ambientalismo una delle sue chiavi forti della proposta politica. Anche perché, vista appunto la dimensione dei problemi ambientali oggi, siamo anche convinti che ci voglia una forza politica molto robusta per poterli affrontare. E mi riferisco in modo particolare ai cambiamenti climatici, che tanto hanno a che fare con le cose di cui parleremo questa sera. I cambiamenti climatici, che come sapete sono legati, ormai dimostrato scientificamente, al cosiddetto effetto serra. L'effetto serra è prodotto in massima parte dall'uomo e dall'uso massiccio di combustibili fossili, oltre che di altri prodotti chimici, però sempre di produzione umana. E dall'uso appunto dei combustibili fossili, gas metano, carbone, petrolio, si produce appunto questa coltre di gas, in particolar modo l'anidride carbonica, che è più diffuso, ma anche il metano è un altro gas, viene anche dalle discariche, viene dagli allevamenti intensivi di animali. Quindi tutto questo ha creato una condizione in atmosfera per cui i raggi del sole la penetrano in ingresso, ma non riescono più a essere riflessi verso l'esterno. Questo determina un aumento della temperatura terrestre. L'aumento della temperatura terrestre è legato ai cosiddetti cambiamenti climatici. Tanto per darvi un ordine di idee, all'inizio della rivoluzione industriale, alla metà, nel 1800, le parti per milione presenti in atmosfera di gas serra e di anidride carbonica, che viene preso come parametro unificante, erano 245, oggi siamo già a 345. Gli scienziati hanno stabilito che al 2050 non dobbiamo superare le 440 parti per milione. Questo ci consentirebbe di avere un aumento della temperatura terrestre che non sia superiore ai 2 gradi. Se la temperatura terrestre al 2050 dovesse aumentare oltre 2 gradi, la vita sulla Terra per l'uomo sarebbe molto 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 problematica. Allora, tutte le questioni energetiche devono fare i conti con questo problema. Quindi è un problema che ha a che fare con i comportamenti individuali, perché anche noi dobbiamo imparare a usare meno l'automobile, sostituirla quindi con dei mezzi di locomozione non inquinanti. Ha a che fare con l'industria, che deve trovare dei modi di produzione che non siano appunto tali da aumentare questi problemi. Ha a che fare anche con la politica. Il nostro governo adesso direi che non ne ha preso atto di queste questioni. Noi poi vediamo che quando vanno alle trattative internazionali si associano sempre con i paesi più retrivi, più conservatori e più ostili a prendere delle misure adeguate. E invece l'altro positivo di questo problema qual è? Che proprio dall'affrontarli in maniera positiva in realtà si possono anche creare occupazioni nuove di lavoro. Quindi noi abbiamo al momento tre grossi problemi: la crisi climatica, che è legata anche alla crisi energetica, non solo perché appunto l'uso delle fonti fossili tradizionali aumenta la crisi climatica, ma anche perché, lo vediamo, petrolio aumenta, il costo del petrolio è destinato a raggiungere quel cosiddetto picco del petrolio. Cosa vuol dire? Non che non ci sarà più petrolio, ma che non sarà più estraibile a costi anche energetici, oltre che economici, convenienti, cioè costerà più estrarlo che usarlo dopo, quindi, e ci stiamo avvicinando, secondo alcuni l'abbiamo già superato. E poi noi, crisi economica e crisi occupazionale. Allora, la green economy
che vuole affrontare tutti insieme, che dà la possibilità non solo con l'uso delle fonti rinnovabili, ma anche con, diciamo, una ricerca tecnologica che metta l'industria su posizioni di maggior rispetto anche dell'ambiente, di quello che immettiamo nell'ambiente come rifiuti e di quanto prendiamo dall'ambiente come risorse da utilizzare. La green economy da oggi offre delle prospettive molto avanzate. Invece il nostro governo proprio sembra non aver capito niente, perché da un lato ha proposto l'energia nucleare, che poi lo vedremo, non è nemmeno economicamente conveniente, dall'altro con il decreto del ministro Romani a metà marzo ha tolto gli incentivi, quindi proprio non ci siamo. Ecco, allora, per partire con qualche dato, perché chi è contrario all'energia nucleare si sente sempre dire che è una posizione ideologica, non si capisce perché essere contro il nucleare è ideologico, essere a favore del nucleare invece non è ideologico. Allora, alcuni dati per vedere dove va il mondo. Nel 2009 l'elettricità da fonti rinnovabili aveva già raggiunto il 19,3% della domanda mondiale, quindi è già una fetta consistente. Interessante però vedere come sono andati gli investimenti negli ultimi anni. Nel 2008 in Europa la nuova potenza installata di impianti per produrre elettricità alimentati da rinnovabili ha superato quella di impianti alimentati dalle fonti tradizionali. Quindi in Europa nel 2008 sono stati installati più impianti alimentati da fonti rinnovabili, sole, vento, geotermia, quello che vi pare, rispetto alle fonti tradizionali, fossili e nucleare. Nel 2009 gli impianti alimentati da rinnovabili hanno rappresentato il 60% della nuova capacità elettrica installata in Europa. Ed è interessante perché nello stesso anno, anche negli Stati Uniti, che sono la patria per antonomasia dell'industria nucleare, le rinnovabili hanno superato le fonti tradizionali per capacità installata, nuova capacità installata. Cosa vuol dire? Nuovi impianti che sono stati realizzati e allacciati alla rete. Nel 2010, per il secondo anno consecutivo, qui parliamo a livello mondiale, gli investimenti nel settore delle fonti energetiche rinnovabili hanno superato quelle tradizionali, sia il carbone, sia i fossili, diciamo, che il nucleare. Quindi il mondo sta andando in quella direzione. Poi è vero che i cosiddetti paesi BRIC, Brasile, Cina in particolar modo, Russia, Cina molto, sta investendo anche nel nucleare, però complessivamente gli investimenti nelle fonti rinnovabili per due anni consecutivi, 2009 e 2010, sono stati superiori agli investimenti all'installazione nelle altre fonti. Un altro elemento secondo me importante da considerare nella discussione. Allora, l'Italia fortunatamente sta nell'Unione Europea e quindi deve rispondere agli obblighi dell'Unione Europea. Uno di questi è il cosiddetto pacchetto clima energia, che prevede al 2020 per tutta l'Unione Europea la riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica, la riduzione dei consumi di energia del 20%, l'aumento del 20% della produzione di elettricità, degli usi finali, diciamo, di energia coperti da rinnovabili. Poi questo obiettivo 20-20-20 è stato adattato ai vari paesi. Per quanto riguarda l'Italia, per esempio, al 2020 noi dobbiamo coprire il 17% dei consumi finali di energia con fonti di energia rinnovabile. Questo è l'obbligo che abbiamo avendo sottoscritto il pacchetto clima energia che è stato varato, se non ricordo male, nel 2008. Se non facciamo questo, dovremo importare quella quota di energia da fonti rinnovabili per arrivare al 17%, quindi sarebbe un'operazione alquanto demenziale, anziché producerla noi andiamo a comprare quella che hanno prodotto gli altri, perché sennò ci sono delle multe. Al 2005 la quota che noi producevamo rispetto, diciamo, ai consumi finali di energia da fonti rinnovabili era del 5,2%. Notare che è la stessa più o meno percentuale di allora della Germania, solo che la Germania sta galoppando,
nell'installazione di impianti da fonti rinnovabili. E l'Italia, che stava recuperando terreno, adesso ha avuto questa doccia fredda del blocco degli incentivi. Nel 2009 la quota coperta da fonti rinnovabili, parliamo dell'Italia, era 10,7%, i prodotti petroliferi coprivano il 41% dei consumi energetici, il gas naturale il 35,5% e poi i combustibili solidi, chiamiamo le biomasse in genere, 7,4%. Nella produzione complessiva di energia elettrica si è registrato un calo della produzione termoelettrica tradizionale, quindi c'è già anche in Italia questa inversione. Nel 2004 era 81,2% la produzione termoelettrica da fonti fossili tradizionali, è scesa nel 2009 al 76,4%. La quota delle rinnovabili è passata dal 18,8% del 2004 al 23,6% del 2009, quindi anche l'Italia si stava mettendo sul cammino giusto. Poi questo è un dato che a voi non interessa perché riguarda il piano energetico dell'Emilia Romagna. L'altro elemento che secondo me va sempre considerato quando appunto ci dicono posizione ideologica è quello economico. Allora qui ho messo alcuni dati solo relativi al settore fotovoltaico per l'Italia. Allora, in Italia ci sono 1000 aziende più o meno che ruotano intorno al settore fotovoltaico, che è quello, come sapete, della produzione di elettricità usando l'energia solare. Poi c'è il termo solare, che invece è quello che produce calore. I posti di lavoro diretti che fanno parte di questo settore sono, secondo stime del Politecnico di Milano, 20.000. a cui si aggiungono 120.000 posti diretti, cosa possono essere? Per esempio gli installatori, i manutentori. Il volume d'affari stimato sempre dal Politecnico di Milano per il 2010 era di circa 14 miliardi. Allora voi capite bene che in una fase di crisi economica e occupazionale questo è un settore che tira. Innanzitutto c'è da dire che il decreto che era stato approvato nell'agosto del 2010 già riduceva del 15-20% il conto energia nel triennio 2011-2013. Poi è arrivata la doccia fredda del decreto Romani, doccia fredda che non si è ancora risolta. È chiaro che l'obiettivo delle fonti rinnovabili deve essere la cosiddetta grid parity, cioè di costare quanto costano le altre forme di produzione di elettricità. Però questo lo si raggiunge se si crea la famosa economia di scala, cioè se si sviluppa sufficientemente il mercato in modo che ci sia una produzione talmente allargata che i costi si riducono. D'altra parte va detto che il costo dei pannelli solari ha avuto una riduzione drastica, questo è vero, quindi è anche pensabile che gli incentivi si possano ridurre, ma da qui ad azzerarli, soprattutto creando il panico nel settore. Si parla appunto di 4 miliardi di euro di investimenti a rischio e 10.000 occupati che rischiano di ricorrere alla cassa integrazione. Forse avrete notato che qualche giorno fa c'è stato uno sciopero in questo settore ed è, diciamo, uno dei pochi settori dove sono d'accordo sia i datori di lavoro sia i dipendenti. E siamo veramente, diciamo, alla follia, perché tu non puoi in corso d'opera cambiare le regole del gioco. Togli la certezza, ma chi ha chiesto dei fidi in banca adesso non sa più a chi rivolgersi, ma ti fanno i prestiti sulla base della garanzia del conto energia, cioè di quello che tu incasserai una volta che l'impianto è allacciato, perché poi gli incentivi li ricevi solo se l'impianto è allacciato, non perché presenti un progetto. Allora, perché invece gli incentivi sono importanti e non vanno considerati come una cosa appunto da abbattere? Innanzitutto perché, come ho già detto, è un settore dinamico questo delle fonti di energia rinnovabili, per creare nuova occupazione e per restare competitivi, cioè questo è il mercato non solo del presente ma del futuro. Se noi ci togliamo da sto mercato e non siamo competitivi anche dal punto di vista della produzione, poi di tutto, diciamo, l'impiantistica, rischiamo di tagliarci le gambe da soli.
gli obblighi europei che vi dicevo, al 2020 noi il 17% dei consumi finali di energia li dobbiamo coprire con le fonti rinnovabili. Indipendenza energetica, uno dei punti di maggiore crisi del bilancio del nostro Stato è la bolletta energetica. Noi importiamo quasi tutto il nostro fabbisogno di energia, lo importiamo in particolar modo sotto forma di gas naturale. Ecco, poi come vi dicevo prima, è un settore che ha bisogno di raggiungere una massa critica, cioè effettivamente gli incentivi non possono durare per sempre, devono dare la spinta iniziale, poi però deve essere anche questa un'industria che si autosostiene. Germania. La Germania si è data, ed è un governo conservatore, perché Angela Merkel e i liberali sono conservatori, al 2050 si è data l'obiettivo di avere l'80% dei consumi elettrici coperti da rinnovabili. Cosa vuol dire? Che loro prevedono dal 2020 in poi, innanzitutto loro sono tranquilli che gli obiettivi europei del pacchetto clima ci arrivano senza troppo disturbo, ma dal 2020 in poi addirittura prevedono di installare dai 4.000 ai 6.000 megawatt, quindi 4-6 gigawatt all'anno di rinnovabili. A questo punto, di fronte a questa programmazione, è stata la stessa industria che ha detto: bene, lasciateci gli incentivi fino al 2017, dopo andiamo avanti da soli. Questo è un campo dove non si può ragionare solo col bilancino, costi, ricavi. Bisogna ragionare in termini di costi-benefici, ma su larga scala. Come si è fatto, per esempio, quando si è trattato di nazionalizzare la produzione di energia elettrica unificata a tutto il Paese, perché c'era bisogno di sostenere l'industrializzazione del nostro Paese negli anni 60. Come si è fatto quando si è voluto portare il gas il più possibile diramato nel Paese. Quindi anche nel caso della realizzazione della cosiddetta dorsale appenninica per il gas, sono stati fatti anche degli investimenti sulla base di fondi dati a fondo perduto. Quindi non si capisce perché invece con le rinnovabili, che sono la nuova fonte di energia del futuro, invece si possa star lì solo col bilancino. C'è un'altra cosa che è importante. Si dice che gli incentivi alle fonti rinnovabili li pagano i cittadini, ricadono sulla nostra bolletta. Questo in parte è vero. Purtroppo non ci dicono tutto quello che ricade sulla nostra bolletta, che non c'entra niente con le fonti rinnovabili. Allora quello va bene, le fonti rinnovabili invece no. E qui vi ho fatto uno schemino. C'è questa componente della bolletta che si chiama A3. Allora, alle rinnovabili di questa componente va il 69%. Poi ci sono le non rinnovabili, le cosiddette assimilabili va il 31%. Allora, gli assimilabili, per esempio, sono le fonti tipo, non so, l'incenerimento dei rifiuti, il recupero del calore di determinati impianti per la cogenerazione, ma ci sono altre robe che noi paghiamo in bolletta. Paghiamo anche dei contratti facilitati che c'ha l'LFS. Insomma, il CIP 6 si divide tra le effettivamente rinnovabili e il CIP 6 che invece danno, per esempio, anche a degli impianti anche all'industria petrolifera, insomma, anche quella poi attraverso il riciclo di scarti di produzione incassa questi incentivi. Ecco, l'altro tema che va sempre tenuto presente, insieme a quello delle rinnovabili, quando si parla appunto di come fare a meno del nucleare, delle possibilità che ci sono, è quello dell'efficienza energetica. Efficienza energetica, che cosa vuol dire? È un modo, diciamo, più tecnologico di parlare di risparmio energetico, quindi non vuol dire solo, non è solo un aspetto, diciamo, comportamentale. Riduco i consumi perché, per esempio, quando esco dal mio ufficio non lascio la luce accesa solo perché la paga qualcun altro, ma la spengo, io la faccio con il computer. Quindi il risparmio energetico, se volete, possono rientrare anche i comportamenti individuali. L'efficienza invece è quella che fa proprio riferimento anche a dei dispositivi tecnologici, nei motori elettrici appunto che consumano di meno, eccetera. Da notare che rispetto a questo, da parte dell'Unione Europea, nel cosiddetto pacchetto clima energia, non c'è un obbligo, però è ovviamente consigliabile anche da questo punto di vista. Poi al momento non c'è l'obbligo, può darsi che lo diventi poi un obbligo, non è mica escluso. In ogni caso, la migliore fonte di energia è sicuramente quella che non usiamo. Anche dalla efficienza energetica, quindi dalla riduzione dei consumi, ovviamente dipende la riduzione delle emissioni di gas di serra.
Garcerra. Poi, nuova occupazione distribuita, questo vale anche per le rinnovabili. Perché i sostenitori del nucleare ce l'hanno, secondo me, ma non solo secondo me, con le rinnovabili? Perché sono attaccati culturalmente a un vecchio modello energetico centralizzato. I mega produttori, mentre l'efficienza energetica, per esempio se pensiamo all'efficientamento energetico delle abitazioni, degli uffici, quindi a interventi che fanno sì che noi a casa paghiamo meno, perché non so, le nostre case sono meglio isolate, perché mettiamo i doppi infissi alle finestre, perché cambiamo la caldaia e ne mettiamo una più efficiente. Ecco, tutto questo comporta dei lavori che sono disseminati sul territorio, non c'è la mega centralona col mega produttore, è tutta una roba distribuita, che vuol dire poter creare lavoro distribuito e lavoro anche qualificato. Il caso per esempio della riqualificazione energetica degli edifici, anche qui il governo non aveva capito niente, perché fino all'ultimo sembrava che abolisse anche l'anno scorso l'incentivo fiscale del 55%, per cui uno può ridurre dalla propria, diciamo, dichiarazione dei redditi il 55% delle spese che ha sostenuto in funzione dell'efficientamento energetico della propria abitazione. Ed è interessante anche da questo punto di vista vedere la ricaduta economica di questa misura. Al 2010, dunque questo è un incentivo che è stato istituito sotto il secondo governo Prodi, al 2010 erano state presentate 843.000 domande per accedere a questo credito d'imposta. Sono stati fatti oltre 11 miliardi di euro di investimenti e sono stati creati 150.000 nuovi posti di lavoro. Quindi 843.000 domande vuol dire 843.000 famiglie che hanno chiesto questo. 150.000 nuovi posti di lavoro. Costi veri del nucleare. Allora, qualche tempo fa su Sole 24 Ore è uscito un articolo che parlava del nucleare low cost, che è una specie di barzelletta. Invece un po' più seriamente la Fondazione Sviluppo Sostenibile ha pubblicato uno studio l'anno scorso sulla Gazzetta Ambiente, mettendo a confronto 7 studi internazionali che concludevano tutti che il nucleare in realtà costa di più delle fonti tradizionali. Due esempi concreti in Europa: la centrale che stanno costruendo in Finlandia Olkiluoto e quella che stanno facendo in Francia Flamanville, che sono dello stesso tipo di quello che Berlusconi si è impegnato a comprare dalla Francia secondo gli accordi Enel EDF, il cosiddetto reattore Pierre. Allora, queste due centrali in questi due paesi che sono in costruzione contemporaneamente stanno dando gli stessi problemi: aumentano i costi di costruzione, più o meno sono raddoppiati, e di due anni in due anni rinviano la consegna dell'impianto, quindi anche i tempi di realizzazione. Altro elemento negativo, sempre facendo considerazioni non ideologiche ma puramente economiche, è una tecnologia di importazione, cioè noi andiamo a comprare qualcosa dagli altri, per cui economicamente non è che ci porti dei benefici. Guardiamo alle questioni ambientali. A 23 anni dalla chiusura del primo nucleare, in seguito al referendum dell'87, le nostre scorie ancora non hanno trovato una degna sepoltura. Quindi abbiamo un po' di rifiuti che navigano così letteralmente, abbiamo quelli che dovranno ritornare dagli impianti Sellafield, dove li abbiamo mandati a riciclaggio, e poi per il resto noi non siamo ancora stati in grado di trovare un sito in cui stoccarli. Ma il sito, diciamo quello permanente, non esiste a livello mondo, quindi è un problema mondiale. Poi, altra cosa importante rispetto agli obiettivi che dicevo prima, il nucleare non incide rispetto alla riduzione del 20% di emissioni di anidride carbonica, perché c'è tutta la fase di costruzione che comunque è una fase tradizionale di realizzazione di un impianto e quindi c'è emissione, per cui al 2020 non ci aiuterebbero a ridurre. Dopo è verissimo, gli impianti nucleari non producono anidride carbonica, però nella fase di costruzione la producono, nella fase di trasporto del materiale fissile la producono, poi c'è tutta la fase del decommissioning, di cui nessuno sa niente, tantomeno nei costi, che non li considerano mai i costi quando fanno la valutazione del costo kilowattora del nucleare, perché
nessuno ha mai chiuso definitivamente una centrale, quindi non si sa. Dato importante che nel 1999 nell'Unione Europea a 27 c'erano 169 reattori nucleari in funzione, nel 2008 sono scesi a 144, quindi sono ridotti di 25 e non c'è ricambio. E avete sentito Angela Merkel che pure rispetto al piano del governo rosso-verde aveva tentato di allungare la vita di alcuni reattori, dopo l'incidente di Fukushima ha detto no, no. Poi c'è la questione di Fukushima. Fukushima ci dimostra che anche un paese che aveva fama di essere un paese sicurissimo rispetto al nucleare, d'accordo, di fronte a un cataclisma naturale come quello che è stato, però innanzitutto stanno venendo fuori delle irregolarità già nella fase di costruzione, perché uno degli ingegneri progettisti ha confessato di aver detto per tempo che c'erano delle parti che non erano sicure, ma hanno messo subito tutto a tacere, perché poi è un'industria un po' così, poco trasparente. E poi in ogni caso questo incidente ci dimostra che una volta che c'è l'incidente le conseguenze sono terrificanti, non le controlli. E questa è la cosa terribile. E rispetto alla questione che tirano sempre fuori, ma abbiamo tutte le centrali nucleari vicine al confine del nostro paese. Sì, però in caso di incidente lì a Fukushima li hanno fatti evacuare fino a 30 km, non è che li hanno fatti evacuare al momento a 200 come staremo noi rispetto alle centrali fuori dal nostro confine. Ecco, l'ultima questione del Partito Democratico. Allora, il Partito Democratico ha preso chiaramente una posizione contraria al programma nucleare del governo, è una posizione nero su bianco perché è stata votata dall'Assemblea Nazionale. Il Partito Democratico ai referendum ha detto di votare 4 volte sì. Contro il nucleare, la politica del Partito Democratico è appunto quella di sostenere la green economy, le rinnovabili, l'efficienza energetica, per tutte le ragioni che vi ho detto. E come associazione ecologisti democratici, all'interno del Partito Democratico noi ci battiamo perché ovviamente queste restino le posizioni di maggioranza per il bene del Paese.